Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte del mio Let's Play a Pokémon Nero, la Nuzlocke Challenge. Detto così perché boh. E in questa parte andremo... Sì, ok? Andremo nella cava pietra elettrica, attenzione alle scariche elettriche. Perché nella scorsa volta abbiamo sconfitto la palestra di Libecciopoli. E quindi subito dopo la palestra di Libecciopoli bisogna andare qui, nella cava pietra elettrica. E capita subito un Pokémon che potrebbe essere il nuovo Pokémon della squadra, un Ferroseed. Non sarà il nuovo Pokémon della squadra perché ho già un Pokémon di tipo erba che è Gyarados. Quindi posso sconfiggerlo, ma non so come. Con Servogen Rola non mi viene... non è una cosa facile sconfiggere un Ferroseed. Mentre con... no, veramente con nessuno. Io odio Ferroseed. Quindi provo a scappare. Scampato pericolo, ok. Abbiamo a disposizione il secondo incontro, ma la vedo già. E infatti, di qua, abbiamo portato l'allenatore. Grazie. Quelli erano due del trio oscuro. Fanno parte del team Plasma e sono stati reclutati da Gekis in persona. A proposito, sembra che siano stati loro ad ostruire l'entrata di questa cava con la tela di Galvantula. La cava pietra elettrica. Mi piace molto questo luogo. Anche a me. La scienza può affannarsi quanto vuole a cercare di spiegare il fenomeno dell'elettricità, ma la verità è che in questo luogo il legame con i Pokémon è lampante. Se non ci fossero gli esseri umani sarebbe il mio posto preferito. Ma ora veniamo a noi, ti ho scelto. Questo non ti sorprende? No. Non puoi certo sorprenderti se non capisci di cosa sto parlando, e infatti. Ho parlato di voi a Gekis, e lui ha chiesto subito al trio oscuro di raccogliere informazioni in proposito. Così ho scoperto che Komor persegue ingenuamente l'ideale di diventare forte, mentre Bell conosce la triste verità. Non tutti possono diventarlo. Bell non è più scarsa di me e di Komor. Invece tu sembri non tendere verso alcun estremo, sei in posizione neutra. La cosa mi fa piacere. Più avanti troverai ad aspettarti il Team Plasma. Gekis vuole mettere alla prova le tue capacità di allenatore. Se ne va. Ok. Allora, nella cava pietra elettrica bisogna muoversi in modo strano. Vediamo chi è il secondo Pokémon di un altro Ferroseed, quindi posso di nuovo ignorarlo. Scampato pericolo, ok. Ok, finalmente mi è capitato un Pokémon che non sia Ferroseed oppure Boldor, perché si capita anche Servogen Rola qui in questa cava. Ok, Klink. Klink, veramente possiamo anche farlo entrare, far parte del team, perché non ho un Pokémon di tipo acciaio. Comunque, se non mi sbaglio, Klink è forte anche dal punto di vista speciale. Speravo di trovare Joltik qui, perché mi sembra che sia anche abbastanza comune. Però ormai ho incontrato Klink, quindi se riesco a catturarlo farà parte della squadra. Ok, però non è l'ideale mandare Servogen Rola contro un Pokémon di tipo acciaio, perché Servogen Rola è scarso contro il tipo acciaio, quindi mando Sachiko. Lega tutto, ok. Io faccio un fuoco fatuo. Evita l'attacco, va bene, lo immaginavo. Ingra colpo, ok, non mi fa molto male, ha fatto pure un brutto colpo, ok. Adesso Pokéball, ho anche una Subball, wow. E posso utilizzare una Mega Ball, vai. Dai, speriamo di catturarlo. Uno, due, tre, sì, preso Klink, è stato catturato. Pokémon ingranaggio, ma va. I due ingranaggi che lo compongono combaciano unicamente l'uno con l'altro. Qualsiasi altro incastro è impossibile. Ok, quindi sì, entra a far parte ufficialmente della squadra anche Klink, che avrà di soprannome, non ne ho idea, perché sono degli ingranaggi. Che soprannome può avere? Degli ingranaggi? Ok, va bene. Il soprannome mi è venuto in mente una cosa un po' strana, perché avete presente quel cartone, credo sia della Disney, Manny Tuttofare, dove ci sono i... attrezzi da lavoro parlanti, credo. E comunque sì, mi ha ricordato un po' Klink, un po' un attrezzo parlante, perché sono degli ingranaggi con gli occhi e la bocca. Quindi Manny, sì. Ok, diamo il benvenuto a Manny nella squadra. Adesso un secondo vado a guarirmi da quella signora che ci ha guarito nella scorsa parte e poi ritorno. Ok, eccomi qua, ho dovuto fare un taglio super esagerato, sono dovuto tornare a Libecciopoli. Un bel po' di cose perché per prendere altri super repellenti, perché in questo posto capitano un sacco di Pokémon selvatici. Ma adesso controlliamo Manny, il nuovo membro della squadra, che ha la natura schiva, quindi gli abbassa la difesa. Sì, infatti. Grande ficca naso,
Però vabbè, è abbastanza forte ad attaccare. Di difesa non dovrebbe essere male comunque Kling, perché quasi tutti i Pokémon acciaio sono molto forti in difesa e difesa speciale, più che altro in difesa. E come mosse va bene, ci siamo, però per il momento qua non posso allenarlo perché ci sono dei Pokémon che resistono al tipo acciaio. Ehi! Chi è? Bello. Ah, Viansenti, se spingi le rocce fluttuanti si muovono. Giusto, professoressa Aralia? C'è anche la professoressa Aralia. Anche lei. Esatto, come va, Avian? Come al solito, questo luogo è saturo di elettricità, come piace tanto ai Pokémon. Per questo alcune rocce eccessivamente cariche reagiscono fluttuando nell'aria. Ad ogni modo, non tutte le rocce possono essere spostate. Mio padre mi ha chiesto di fare delle ricerche su Kling, un Pokémon simile a piccoli ingranaggi. Io ce l'ho. Visto che mi occupo dell'origine dei Pokémon, mi ha affibbiato anche quest'altro compito. Un po' se ne approfitta, ma a dire il vero, a me piace molto studiare. Ah, Avian, prendi questo prima che me ne dimentichi. Fortunuovo, sì, è troppo bello il Fortunuovo, ci servirà. Se dai Fortunuovo a un Pokémon, aumentano un po' i punti esperienza a fine lotta. Se i Pokémon si rafforzano, ti sarà più facile completare il Pokédex. Esatto. Così, posso andarmene? Loro cominciano a girare a vuoto per sempre. Vabbè, per sempre no, tra un po' se ne andranno. E noi possiamo andare avanti, ok, quindi si spostano così. Dobbiamo fare attirare dalle rocce più grandi le rocce più piccole. Antiparalisi! Sì. Ok, questi cumuli di sabbia, vedete, ci vado. Ok, ora è capitato un Pokémon selvatico che è sempre Drillbur. Ma potrebbe anche esserci degli oggetti in questi cumuli di sabbia, appunto. Sono degli oggetti anche molto, molto forti. Allora, questo se è un allenatore, io metto Manny per primo, così lo posso allenare. Gli do anche il Fortunuovo, così lo facciamo salire più in fretta di livello. Allora, dov'è? Fortunuovo, qui. Perfetto. Sì, è un allenatore, ok. Le rocce di queste grotte producono energia elettrica. Grazie ad essa mi sento super energico. Energico, non energetico. Fabiolo scienziato. Esiste anche Fabiolo? Lo conoscevo solo al femminile questo nome. Ok, manda un Clink. Quindi noi mandiamo Elisabeth, perché Elisabeth è super efficace anche su Kling. Colpo di fango, lo sconfiggo? No. Pega tutto, va bene, non è un problema. Colpo di fango, perfetto. Ma voglio vedere se Kling sa fare battiterra, quello che ci ha dato il capo palestra nell'ultima palestra. Perché se fosse così potrebbe essere utile contro i Pokémon di questa. No, di questa cava pietre elettriche. Allora sostituisco di nuovo Kling con Servo Girola e andiamo. Andare però prima da questa parte o da questa. Qui c'è un oggetto, quindi così. Sì, ok. Revitalizzante, non serve a niente per una Nuzlocke Challenge, vabbè. Comunque un oggetto in più che possiamo vendere, perché sì, vendendo gli oggetti si guadagnano soldi, ovviamente, come nella vita di tutti i giorni. No, non ho messo Clink per primo, Manny, Giampaolo, vabbè, avevo solo un Pokémon, un Arken, aiuto. Per fortuna osservo Gervole che con una frana dovrebbe sconfiggerlo. Sì. Perfetto, perfetto. Che cosa c'è? Curabol, un sacco di oggetti in questa cava pietra elettrica. Comunque è uno dei miei posti preferiti di questa regione. Allora, ho preso, non ricordo quanti esattamente. Super repellente. Dov'è? No, questo non è lo slot dei super repellenti. Qua. Ok, ne ho presi, sì. Ho visto però qua dei PS su, PP su, proteina. Ecco, proteina posso usarlo sul più forte attaccante fisico della mia squadra, chi è? Vabbè, ovviamente Servo Girola. Poi c'è. Niente, basta così. Va bene. Possiamo andare avanti. Ok, qui devo fare. Togliti. Tu che corri. Posso fare così. E poi così. Sì, infatti. E adesso andiamo di qua. Cos'altro c'è? Fallo ancora loro due. Ciao, hai trovato qualcosa? Io ho quasi finito di raccogliere i dati di cui avevo bisogno. Che veloce. Questa cava esiste dall'antichità, ma la prima testimonianza della presenza di Clink risale a 100 anni fa. Non c'è alcuna traccia prima di allora. Ma certo, possiamo concludere che Clink è comparso all'improvviso 100 anni fa. Da dove vengono i Pokémon e dove vanno? Se riuscissimo a scoprirlo, rinsalderemmo ancora di più il nostro legame con loro, ne sono sicura. Senti, Avian, i Pokémon sono creature proprio misteriose. Perché esseri così meravigliosi accettano di stare in nostra compagnia? Perché dovrei saperlo?
No, dai, uffa. Ancora loro. Di qua, sì, lo so. Più avanti ci sono delle scale, lì ti aspetto il team plasma. Ma io voglio vedere però tutta la cava pietra elettrica. Fatemi vedere prima da questa parte. C'è un'altra. Lui non penso che sia un allenatore. E invece sì. Quanti Pokémon ha? Due, ok, così possiamo allenare un po' anche. Clink, allora, contro il mio clone, il clone di Sir Roger Vola, facciamo spaccaroccia. No, non gli ho diminuito la difesa. Gemmo, forza, va bene, non mi fa troppo male. No, non fallire Sir Roger Vola, perfetto. Sarà a livello 32 Sir Roger Vola, manda Gurdur. Ok, quindi sarebbe stato comunque il momento di cambiare Sir Roger Vola. Vai Manny, adesso vai Sagico, l'unico che può reggere dei colpi di Gurdur. Sassata, va bene. Fuoco fatuo. Evita la fase. Fuoco fatuo. Ok, non l'ha più evitato. Mi ha fatto malissimo, ancora più di quando non era bruciato. E io utilizzo un level succo, vai. Sassata, ok. Perché mi fa così tanto male? Sciagura. Sconfitto Gurdur. Perfetto, andiamo avanti. No, non possiamo passare di qui. E allora andiamo dal team plasma. Però dovevo sconfiggere questo avventuriero. Allora, super repellente. Dai, però si consumano subito. Spero che bastino questi per tutta la cava pietra elettrica, ma credo di sì. Un'altra allenatrice, va bene. Mi piace questo luogo, pieno di stimolanti scariche elettriche. Che però non deve essere proprio piacevole starci dentro, tutta quell'elettricità. Diletta scienziato, manda Clink. Tutti hanno Clink. Devo cambiare perché Elisabeth, cioè Sir Roger Vola è messo male, quindi devo cambiarlo perché è ancora al primo posto Sir Roger Vola, non lo so. Colpo di fango. E vabbè, un altro colpo di fango. Ed Elisabeth sarà a livello 34, benissimo. Purtroppo però è il migliore Sir Roger Vola da mettere in questo punto. Perché dovrei spingere queste due pietre così? Che senso ha? Boh, vabbè, scendiamo le scale. E di qua una lotta in doppio finalmente. Quindi metto Manny. E Kyaptus è quella più in salute, ma dato che probabilmente ci saranno Pokémon di tipo acciaio, metto sono il maggiore dei fratelli con le. No, non è una lotta in doppio, uffa. Però grazie per le pepite, ma equivalgono a 10.000 soldi. Scusate per tutti questi cambi e scambi di posto, però sì. Devo fare così perché è meglio. Allora, no, non posso prendere più quell'oggetto. No, ok, devo fare solamente il giro. Ah, non perdiamoci d'animo così facilmente. Ok, adesso posso mettere Manny, che appena salirà di livello andrà bene perché posso utilizzare il super repellente. Ma come vedete, se appena metto Manny non riesco neanche a muovermi perché capitano Pokémon selvatici. Vabbè, taglio. Ok. Se vuoi posso rimettere in sesto la tua squadra di Pokémon. Prima, se non ti dispiace, lottiamo. Non avere Clink. Dottor Milo. Swadloon. Ok, e sconfiggiamo questo Swadloon. Ok, cosa è successo? No. Lotta. Ce la possiamo fare con Manny? Credo di sì. Allora, io utilizzerei per prima cosa sottocarica. Così aumenta anche un po' la difesa speciale. Per fortuna l'ho usato protezione. Quindi molto giocata strategica. Poi tuono shock così cerco di paralizzarlo. Ma non gli ho fatto niente. Allora proviamo con... Prima il legatutto. Foglialamo che non mi fa niente. Dai, la prima lotta ufficiale di Manny. Poi ingracolpo. No, protezione. Dai. No. Ok, con l'ingracolpo gli facciamo un bel po' di male. Allora mi curo. Sì, va bene. Non fare brutti colpi. Basta di usare protezione. A cosa serve? Va bene, usa protezione. E adesso... No. Ingracolpo. Ok, gli facciamo però un bel po' di male con l'ingracolpo. Non pensavo così tanto. Ok, con un altro dovremmo sconfiggerlo. Sì, ok. Manny sarà a livello 26, finalmente. Raggio scossa decisamente al posto di tuono shock ci sta. Sì. A livello 27 addirittura? Wow, bravo. Con permesso la rimetto in sesto alla tua squadra. Grazie, dottore. Però purtroppo in questa cava pietre elettriche i Pokémon sono fino al livello 27, quindi ancora Manny non è sicuro da tenere il primo posto in squadra. Quindi Elisabeth, vai. E adesso proseguiamo tranquillamente. Ma chi troviamo? Ma va, c'è sempre una sorpresa dietro l'angolo. Nessuno si aspettava di trovare il Team Plasma proprio qua. Ho anche fatto la rima. Ok, quanti super repellenti sono?
6, va bene, sì, dovrebbero bastare, dai, non penso che ancora duri all'infinito questa cavapietra elettrica. Sfidiamo il team plasma, dai, sbrighiamoci, sì, sono qui, siete fortissimi. E manda senza help, per fortuna c'era Elizabeth Fanghiglia, ok. Scraggy contro Scraggy. Mando, vabbè, sì, meglio e poi cambio. Comunque, l'avete visto che hanno rivelato le statistiche dei nuovi starter di Sole e Luna? Io l'ho visto, non lo so quando l'ho visto. Ma comunque, che cosa strana, non me le aspettavo per niente così queste statistiche. E mi hanno fatto cambiare decisamente opinione. Adesso penso che prenderò Popplio come Pokémon starter. Perché seriamente il Pokémon Erba, ovvero Rowlet, che poi si evolve in Decidueye, si chiama, è seriamente troppo anonimo per i miei gusti. In confronto a Rowlet, che non è per niente anonimo, lui l'hanno reso anonimissimissimo, si può dire, sì, secondo i miei gusti. Stor di raggio, poi però vabbè, ognuno. Ah, no, Super Zanna, Ingra Colpo, vediamo, gli dovrei fare un bel po' di male, sì. Quindi sì, sono quasi sicuro che prenderò Popplio. Anche perché come distribuzione di statistiche mi piace molto di più come fatto appunto Popplio oppure Primarina, che è la sua evoluzione. Ok, provo a fare un Ingra Colpo, Ipnosi, ok. Dai, dai, per pochissimo. Forse non ha mosse d'attacco oltre a queste che sta utilizzando, quindi provo a usare Raggio Scossa, Ipnosi fallisce. Ok, e Manny dovrebbe salire di livello. Ok, adesso possiamo tenerlo per prima squadra, non ci sono Pokémon a livello 28, credo. Non voglio parlare troppo, ma credo di sì. Dai che Manny entra ufficialmente a far parte del team, finalmente con dei livelli decenti. Se vinco io lascerò liberi i tuoi Pokémon. Molto poco probabile. E manda Scraggy, ok, contro Scraggy. Decisamente non possiamo lasciare Manny perché Scraggy è di tipo lotta ed è super efficace sul tipo acciaio. Quindi è sempre Gyarados. Purtroppo non ho un vero e proprio, una vera e propria difesa da Scraggy, vabbè. Sconfitto così con Gyarados non ci vuole molto, è fortissimo ad attaccare, abbiamo già capito. Ok, un'altra seguace e manda Trubbish. Trubbish possiamo sconfiggerlo con Manny? Sì, non può farmi niente lui, accumulo, ok. Lo attacco dal punto di vista speciale così con Raggio Scossa che può aumentare l'attacco speciale di Manny. Raggio Scossa ha una probabilità di non so quanto di aumentare l'attacco speciale, mi sembra del 70% delle probabilità molto alte. Ok, consumo l'ultimo Lemon Zucco. Perché fa così tanto male questo Trubbish? Vabbè, accumulo, ok. Raggio Scossa. Manny, non è il momento di fallire. Non prendere esempio da Sachiko, che non è il caso. Contro l'Hypard, vabbè, manteniamo Manny. Adesso con un Raggio Scossa forse lo butto giù, però non ne sono sicuro. No, quasi, vabbè, mezza vita. Altra metà vita sconfitto. Andiamo avanti. Dai, quanti sono ancora? Ok, di nuovo Trubbish. Va bene, Ingra Colpo. Dai, quasi a livello degli altri adesso, Manny. Molto bene. Recupera in fretta. Vabbè, col Fortunuovo non ci vuole molto a fare salire i Pokémon di livello. Basta di fallire tutto, Manny. Di nuovo, intro energia, non gli permettere di guarirsi. Ok, un altro Trubbish va bene. Dai, vabbè, lo faccio salire a livello 30 e poi per il momento basta Manny perché sì, devo usare un po' anche gli altri, devo allenarli allora. Va bene, un altro Ingra Colpo non dovrebbe potermi infatti sconfiggere. Manny, meritereste di essere ucciso perché ha fallito ogni cosa praticamente. Trubbish, no, basta. Vai, Sachiko, non può neanche farmi riduttore perché non ha effetto sui Pokémon di tipo spettro. Fuoco fatuo. Ecco, passiamo da Penny a Sagico. Non migliora molto la situazione. Però con la sciagura dovrei ucciderlo adesso. Ah no, perché ha fatto tre accumuli, va bene. Ok. Adesso metto per primo. Sì, Sagico lo faccio salire di due livelli. E gli do anche. C'è qua lo sposta strumenti? No, purtroppo. L'hanno messo nella sesta generazione, va bene. Cambiamo strumenti. No, ho sbagliato. Dai. Comunque sì, questa è una strategia che vi consiglio. Fortunuovo. Sì, ok.
Perché così i Pokémon salgono più in fretta, ma non in modo eccessivo, diciamo. Ancora ci sono tantissimi seguaci, basta. Sachiko cambia con... Sarebbe perfetto con Mandy, ma va bene anche se Roger Rola, ovviamente. Se Roger Rola va bene sempre contro tutti. Spaccaroccia, Super Zanna, no! No, se Roger Rola è confuso, non è giusto. Non è mai confuso lui. E non usare più Super Zanna. Basta, perché gli do anche dei consigli. Super Zanna non è più confuso. Ok, dai, un breve momento di confusione ci sta. Sandile, vai Gyarados, che con un solo Giga Assorbimento muori. Ok, devo guarirmi un secondo la squadra. Oppure taglio e vado dal medico e poi torno. Ok, eccomi qua. E bisogna spostare queste pietre. Allora, sì, va bene, Sachiko. Il desiderio del Team Plasma, ecco una cosa che non ti riguarda. Va bene, non lo volevo sapere, anche se già lo sappiamo veramente. Lipard, no, Sachiko non può restare contro Lipard. Per cui vai. Serve Roger Rola. Vediamo cosa fa Lipard. Un Ghiaguz, va bene. In ogni caso un attacco fisico di Lipard non fa niente a Serve Roger Rola. Quindi non mi preoccupo. Spaccaroccia. E vabbè, lui continua a fare un Ghiaguz. Spaccaroccia. Perfetto, ma adesso... Sì, uffa, finisce sempre l'effetto del repellente. Super repellente, ok. Adesso non posso andare... Ah, sì, posso andare qui in basso. E c'è pietra tuono. Bene, questa bisogna trovarla, quindi... Fate attenzione, non perché sia indispensabile ai massimi livelli, ma è sempre meglio averla. Perché molti Pokémon si evolvono appunto con la pietra tuono. Ok, basta di spiegare cose anche abbastanza ovvie, però io lo spiego anche per chi non ha giocato a Pokémon e magari segue questo let's play, quindi un po' per tutti. Fanghiglia. Perfetto. Watchog contro Watchog. Vai, Serroger Rola. Sì, dai. Vai, Serroger Rola. Spaccaroccia. Super Zanna, lo so. Forse con una frana morirebbe, ma... Ma non ha mai funzionato l'ipnosi di Watchog, non mi succede praticamente mai. Mi addormentano sempre i Watchog e per questo li odio. Molte volte. Ok, non vorrei entrare in delle zone che non mi competono, altrimenti interrompo la parte perché seriamente sta durando troppo. Allora. Poi non lo so quanto taglierò, ma dai minuti di registrazione vi assicuro che sono a tanto, tanto tempo di registrazione. Ok, Drillbur mi va bene. No. Abbiamo anche sconfitto la sua evoluzione in palestra. Aiuto, mi ha fatto malissimo. Sciagura. Di nuovo si nasconde sottoterra. Va bene. Lattemu, vabbè, appena uscirò dalla cava pietra elettrica comprerò molte cose curative. Smettila! Sciagura, ok. Zebstrika addirittura. E allora per forza Elisabeth contro i Pokémon di tipo elettro. Elisabeth è la migliore. Inseguimento non fa niente. Inseguimento, non fa niente. Haha! Non mi tangi, Zebstrika. No, allora, posso fare così, ecco. Ma qui dove sono? Sono tornato indietro? No, c'è uno strumento. Lumi in polvere. Vabbè, tutta questa strada per un lumi in polvere. Credo che non ce ne siano altri nel gioco. È uno strumento che può fare fallire le mosse dell'avversario se ottenuto dal Pokémon attivo. Ma... Boh, non funziona quasi mai, quindi non lo so a quanto possa servire. Bijou Elettro, visto si possono trovare anche questi oggetti in questi cumuli di sabbia. Un'altra allenatrice, basta! È infinita questa cava pietra elettrica, mi piace tantissimo, però... Seriamente è infinita. Allora, contro Gofitta, cambio e mando Elisabeth. Che sta salendo più di tutti, ma obiettivamente è quella che... Mi può servire di più perché regge meglio ai colpi di Gofitta. Ok, confusa, haha. Stavo dicendo, povera illusa, Elisabeth non è mai confusa. Ma Elisabeth, se è stata confusa, che delusione. Divieto impedisce di utilizzare lo strumento. Allora cambio Pokémon decisamente per Gyarados. Psychoshock. Aia. Giga assorbimento, Gofitta, non fare queste cose cattive. Ducklet contro Ducklet. Che la squadra è messa abbastanza male. Di nuovo Elisabeth. Adesso la posso guarire.
Etere lama, non fai male. Fanghiglia, dovrei fargli abbastanza male. No, non gli ho fatto niente. Allora Baraonda, dovrei fargli abbastanza male. Sì. Baraonda, sconfitto. Lilligant, ma hanno dei Pokémon molto forti. Lilligant è l'evoluzione di Petilil e Gyarados. Però non sono comunque tranquillo anche se mando Gyarados. Vediamo con un giga assorbimento quanto male gli faccio. No, Ele Danza. Ok, allora faccio Missile Spillo. Ele Danza, aiuto. Ele Danza aumenta attacco speciale, difesa speciale e velocità. Ti prego Gyarados, fai tanti colpi. Solo due colpi, non sono tanti. Strampa Danza. Missile Spillo, dai. No! Dai, non puoi lasciarlo a così poca vita, eh. Disumano. Purtroppo credo che dovrò sacrificare Cute. Vediamo se sa fare mosse d'attacco. Sì, se riesce a sopravvivere a un attacco può fare spazzasberla visto che è veloce. Ok, strampa danza. Vabbè, anche se va... Cute, non mi importa se muore. Non fallire pure tu, uffa, ma cosa hanno tutti? Spazzasberla evita l'attacco. Purtroppo devo dire addio a Cute che ha fallito due volte. Non si è servita a niente, mi dispiace. Però non potevo mandare qualcun altro su un mega assorbimento di Lilligant. Adesso vai, Manny. Basta però, sono fortissimi. Ingra, colpo. Vabbè dai, non penso che qualcuno sia molto arrabbiato per la morte di Chiotte. Smettila tutti di fallire. È un incubo. E di lasciarlo anche a uno di vita. Ok. Finalmente. Aiuto. Sono sotto attacco da tutte le parti per pozione. Spero che non ci siano ancora tanti allenatori, seriamente. Qui un altro strumento. Caramella rara. Bene, bene, bene. Caramelle rare è meglio accumularle tutte e poi le utilizzerò non lo so in quale momento. Credo prima della Lega. Di solito si fa così, almeno io ho fatto sempre così. Prima della Lega utilizzo qualche caramella rara se i Pokémon sono di livello basso. E se sono di livello troppo basso è una scocciatura perché bisogna farli salire di livello. Un secondo, vado di nuovo dal dottore. Ok, andiamo avanti. Vabbè, quando dico vado dal dottore non vuol dire nella vita, sembra così. Intendo qua nel gioco, c'è il dottore di prima che ci ha dato una mano. Ok, qui c'è N. Per fondersi e confondersi di valori diversi, il mondo si va attingendo di tinte fosche. Non posso permetterlo. La separazione tra Pokémon e uomini sarà netta, come tra bianco e nero. Citazione. Solo in questo modo i Pokémon potranno diventare esseri completi. Questo è il mio sogno, un sogno che devo realizzare a tutti i costi. Avion, ce l'hai anche tu un sogno? Sì. Mi rallegro, avere dei sogni è una cosa meravigliosa. Ti sfido a mostrarmi quanto tieni al tuo sogno. Perché tutti passano il tempo a sfidarmi e non posso neanche rifiutarmi. E parte un'altra sfida contro N, come se non ne avessimo fatte già abbastanza. Manda Boldore, ovvero Serral Genrola. Va bene, fuoco fatuo. Sì, non ha fallito, non ci posso credere. Ma Manny è combinato ancora peggio di Sachiko. Credi forse che le lotte di Pokémon servano... Non ho letto, non mi dà neanche il tempo, allora. Shagura dovrei sconfiggerlo, vediamo. No, quasi, Gemma forza non mi fa niente. Ok. Ferrosid contro Ferrosid. Odio Ferrosid. Vabbè, Cute non la considerate viva perché in realtà è morta. E contro Ferrosid purtroppo è di nuovo Sachiko il migliore. Di nuovo fuoco fatuo. Benissimo, non fallire. Purtroppo ancora in questa generazione il tipo spettro non è molto efficace sul tipo... acciaio, quindi non sarà super. Non farà quasi niente, appunto. La sciagura, però. Con un'altra sciagura. Ok, sconfitto. Sagico sarà a livello 32. Benissimo, manda Joltik. Vai, Serral Genrola. Perché il tipo roccia è super efficace sul tipo coleottero. Quindi con una frana, boom, distruzione. Clink contro Clink. Elizabeth. Sì, faccio delle scelte molto tattiche. È poco. Tra l'altro perché N ha nel team due Pokémon che sono anche nel mio team. Brutto copione. Colpo di fango. Non l'ho ucciso, va bene. E colpo di fango. Ha ancora qualcuno? No. Ma perché? Con il cuore pesante mi sono calato nei panni di un allenatore per sfidarti e ne ho riportato solo una sconfitta. Come farò ora a proseguire nella ricerca degli ideali? Non sono degno dell'amicizia di un Pokémon leggendario. Avian! Ponentopoli è vicina. L'udito di Bello è sorprendente. Ha sentito la tua voce da molto lontano. Ma dimmi, Avian, chi è l'allenatore che è qui con te? Io non parlo. Sei Aralia, giusto?
Classifichi Pokémon secondo le regole decise dagli uomini, senza mettere neanche in dubbio il legame tra allenatori e Pokémon. Credi di capire tutto, vero? Il tuo Pokédex non serve a niente. Che cosa pensi di ottenere? Oh, questo astio. Tu hai il tuo modo di pensare, ma anch'io il mio e non vale meno del tuo. Ogni singola persona dovrebbe decidere da sola come vivere insieme ai Pokémon. Ma in questo modo gli esseri umani malvagi fanno soffrire i Pokémon. Non posso chiudere gli occhi di fronte a tanta stoltezza. E se ne va. Non mi aspetto che capisca e cambi idea da un momento all'altro, ma spero che un po' alla volta comprenda i sentimenti di tutti noi. Bene, io continuerò a raccogliere altri dati. Per approfondire la nostra amicizia con i Pokémon è importante conoscerli un po' più da vicino. Allora, Avian, visto che sono la guardia del corpo della professoressa Aralia, me ne vado con lei. Da quando in qua è la guardia del corpo? Comunque, ci vediamo nella prossima parte di Pokémon Nero. Prima o poi sfideremo anche questi allenatori qui all'interno della cava pietra elettrica. Che non farò più un passo. Quindi mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. La mia domanda della parte è: qual è il vostro Pokémon di tipo acciaio preferito, visto che ho preso Clink nel team? Il mio non ne ho idea, come al solito. No, perché il tipo acciaio non è tra i miei tipi preferiti. Però pensandoci, non lo so, per esempio Scizor non mi piace quasi per niente. Steelix mi piace abbastanza, poi chi c'è? Mawile, pure Mawile mi piace abbastanza. Poi c'è Bronzong e Bronzor non mi piacciono più di tanto. Boh, non mi vengono in mente tanti Pokémon di tipo acciaio ora. Sul momento. Cioè, vabbè. Non voglio fare spoiler perché ci sono anche dei Pokémon leggendari di tipo acciaio in questa generazione. Registeel pure mi piace molto, però della terza generazione. Insomma, non è tra i miei preferiti, ma neanche tra quelli che mi piace meno. Come per esempio il tipo fuoco non mi piace quasi per niente. Ma insomma, non divaghiamo. Quindi ditemi nei commenti qual è il vostro, perché ci sono tantissimi Pokémon bellissimi tra cui scegliere, riconosco che è proprio un bel tipo. E basta, spero che vi piaccia!